Ormai è dimostrato che i negri non appartengono al genere Homo. Al massimo possono essere inquadrati nei generi Pan Troglodytes o Ilobatide, cioè scimpanzé e gibboni. Noi, uomini bianchi, cioè la razza superiore, quella che domina il mondo, abbiamo nel nostro DNA almeno il 3% dei geni dell'uomo di Neanderthal, i nostri antenati, quelli che ci hanno trasmesso la forza. Con una sola eccezione, i calabresi, che nel loro DNA hanno il 97% dei geni dell'uomo di Neanderthal. Sono praticamente dei fossili viventi e infatti non c'è da stupirsi, perché loro si nutrono esclusivamente di nduja, quel cazzo di salame di merda, cipolla di Tropea e peperoncini diabolicchi. Se volete avere la prova, analizzate il DNA di un nostro ascoltatore calabrese di punta, cioè Ciccio da Cosenza. Popolo del Morning, questo messaggio è rivolto al vigilante, che lui dice che ha fatto il legionario, la legione del cazzo, quello è solamente un sottopagato di merda a 5 euro all'ora e si fa le notti, il sabato, la domenica, sta sempre là, è sfruttato peggio di me. Lui dice che mi faccio 10 sega al giorno, al massimo 2 me ne faccio perché non ho tempo, uno la mattina e uno la sera. E poi, sempre riguardando il vigilante, secondo me è il classico tipo che va con il barboncino a guinzaglio pure. Cosa deve azzannare? Le palle deve azzannare, quei cagnolini di merda che sono quasi inutili. Però là va facendo il fighetto. Non è che c'è un bel pitbull, un bel cane corso, questi cani da fifì, da frifri, da finocchietto, che è quello che è. Buona giornata. In questo periodo il mio pensiero va a un uomo bruttino, dimesso, che non ha mai avuto successo con le donne. E lui, il mitico Pasquale di Altamura, il pugliese End Job. Siamo in estate avanzata e le donne sono praticamente scosciate e girano mezze nude e accendono l'ormone maschile. Ma il prode Pasquale non riesce a rimorchiarne nessuna perché è un cesso e quindi non fa altro che ammazzarsi di pippe. Il suo onanismo ha raggiunto livelli assurdi. Ha addirittura delle occhiaie ancora più pronunciate e scure di quelle di quel nano da giardino di Parenzo. Pasquale, tutte queste pippe ti fanno male, fanno piangere gli angeli e potresti diventare cieco. Quindi prendi esempio da quel mignottaro di Jonathan da Prato e dallo stallone Maremmano. Ci sono sempre disponibili le vecchie mignotte cinesi sdentate e costano anche poco. Basta con le pippe, scopa le cinesi. Ciao Alberto, io ho ascoltato il messaggio di quel coglione là, di quel poveraccio, povero lui, si dice dalle nostre parti, che non paura niente. È uno che non serve a niente, non buono che campa, è uno che è buono che campa. A me se faccio un corso di dialetto, io mo devo ancora ascoltare il podcast, devo andare a casa o ascoltare il podcast. A differenza di questi fannulloni che stanno sempre a farsi le maniche. E qua siamo ancora in alto mare. Ciao Alberto. Alberto, amera yet significa un amore a lui, un dispregiato tipo. Paura Yed è un povero lui, un buon camp, dice un buon, dice un essere vivente che campa, però non fa mai un cazzo, non è utile alla società, è come dire che è un sacchetto a perdere, una roba del genere. Io sto facendo anche un corso di dialetto.
Tra gli ascoltatori fedelissimi del Morning c'è lui, quello che ha realizzato l'attuale sigla iniziale. Ha sfruttato una nota pubblicità, quella dell'Amaro Lucano, per assumere il nickname di Amaro Luciano. Però si sa che i lucani in realtà sono primitivi, basici, sono dei gran trombatori e stantuffatori e all'occorrenza non disdegnano rapporti anche con degli ovini. Mentre sembra che il prode Amaro Luciano in realtà sia una sorta di Conchita Wurst, ha fatto la transizione in Thailandia e quindi sarebbe una specie di trans con la barba, cioè praticamente fa schifo al cazzo. Il vecchio rincoglionito da Milazzo, perché noi parliamo di legionario, ma questo vive a Milazzo, e il giustiziere degli zingari, questo che secondo me ovviamente ha fatto il metronotte tutta la vita e che non riesce a mandare un messaggio senza non leggere un foglio o qualcosa di scritto, è pazzesco che debba criticare tutte le persone del mondo quando lui è il primo che ha detto una serie di cazzate sulla sua vita e ha inventato un personaggio mostruoso. Ciccio, senti a me, vai a pescare, che forse è la miglior cosa che puoi fare, sto rincoglionito. Uè, pisellino! Un caro saluto dal filosofo Tony Schiaffoni, che si è momentaneamente impossessato della sciantosa voce qui presente per narrare di plurimi accoppiamenti realiani che occupano le menti vostre, nostre e soprattutto loro. Quante volte avete fatto l'amore la notte scorsa? Non a sufficienza? Non vi preoccupate, ci sarà pur sempre qualche fringuello giovane a raccontarvi le sue. E noi di che cosa parleremo quest'oggi? Io mi affido ai baffoni gottardoni per saperne di più e a Simone Lunni per la buona musica. A più tardi. Uè Alberto, buonasera. Senti, hai ascoltato il mio disco? Che forse me lo pubblica Mara Maionchi a gennaio del 2025. È un po' tardi, devo aspettare, vabbè. Ciao. Buongiorno da un aeroporto zona Malpensa, o meglio ancora zona aeroporto Silvio Berlusconi. E una domanda sorge spontanea. Ma il legionario, coi soldi della pensione francese, paga l'abbonamento? Scusate, non il legionario, il metronotte di Milazzo. Ottano, ma tu stai tutto il giorno a girare i messaggi agli ascoltatori tra di loro, ma dagli il numero di telefono, che così si chiama. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, fighe imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore, costano nel mare in mano 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9, è ora di finiamola con sto schifo. Morning Show, noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno, giovedì 11 luglio 2024, San Benedetto patrono d'Europa, e ricordate, non arrendersi mai è il segreto di chi realizza i propri sogni. Ciao merda, è inutile che non mandi i miei messaggi. Allora, la rissa con Luciano quando è che la fai?
Merda! Rispondi! Allora, io la rissa non lo voglio fare, perché sono stato sedotto da queste parole di uno psicologo con la barba particolarmente ben curata, senza un ciuffo fuori posto. Io non voglio con questo insinuare che questo uomo succhi i cazzi ad altri uomini, però c'era un uomo che piangeva, appunto in stazione a Milano, con una mano piangeva, con gli occhi piangeva, con una mano si teneva il microfono, con l'altra si teneva il cellulare ad una certa distanza per fare un selfie e raccontare a tutti noi le sue emozioni. Sentite cosa è successo a questo uomo con la barba particolarmente ben curata in stazione a Milano l'altro giorno. Oggi in stazione si è avvicinato un tossicodipendente. Io sono psicologo, quindi mi capita spesso che le persone si fermino a parlare con me. Mi ha chiesto una sigaretta, mi ha raccontato un po' della sua vita, ma mi ha detto una frase che mi ha proprio colpito ed è stata: erano 2 mesi che non parlavo con qualcuno. Vedi, quando ho detto questa frase io lo vedevo tranquillo. È fantastica questa cosa, però volevo sottolineare, Simone, prima del proseguo volevo sottolineare questa cosa, e cioè si è fermato a parlare con me perché io sono uno psicologo, e siccome io non sono uno psicologo la gente si ferma a parlare con me, pensa a cosa può succedere ad un proctologo, per esempio, o quello dell'onorazio funebri, probabilmente gli morirà la gente davanti. Io avrei dovuto iscrivermi a ginecologia allora, così da avere proprio la calamita per la fica, però lui è uno psicologo e la gente si ferma a parlare con lui. E adesso nello stesso messaggio, poi sentiamo, perché ho sbagliato io prima, e sentiamo cosa è successo quando questo tossico dipendente ha parlato con lo psicologo con la barba ben curata. Erano 2 mesi che non parlavo con qualcuno. Quando ho detto questa frase io lo vedevo tranquillo, ma proprio mi sono iniziate a scendere le lacrime sul viso e mi sono reso conto che stavo piangendo al posto suo. Sì. Questo piangeva al posto del tossico dipendente della stazione di Milano. Gli farà bene fare lo psicologo a questo, quando in clinica la gente gli vomiterà addosso i suoi problemi per 10 ore al giorno. Sentiamo poi come continua la storia del tizio con la barba benissimo curata. Perché per me è assurdo pensare che ci sono persone che in un momento o l'altro smettono di essere persone e iniziano a diventare il problema che sono per la società, tipo il pazzo, il drogato, il malato. Perdono proprio la loro dimensione umana. Io capisco che la gente, quando si avvicina a un elemento del genere, insomma, reagisca in modo da dire scappo, mi dileguo da questo problema, ma confido tanto in questa generazione, perché sono stati fatti tantissimi passi avanti per sensibilizzare su tantissimi aspetti della salute mentale, e so che possiamo fare la differenza, perché spesso la spiegazione più logica, più plausibile dietro a questi problemi non è sempre quella esatta. Fermarsi un attimo di fronte a queste persone, farle sentire umane, può fare la differenza. Ammetto che non è stato facile trovarsi di fronte a una persona del genere e non lasciarsi influenzare, però io ho ancora proprio un magone allo stomaco. Sono contento comunque di essere riuscito a farlo sentire normale. Allora ti dico io cos'è uno psicologo. Non ti dico come, perché la situazione, dividevo questo appartamento con altri uomini, uno di questi era omosessuale, un grande amico, similiare. Si portava gli amichetti in casa. Allora, quando si portava gli amichetti, noi ci andavamo, tranne Gustavo, lo psicologo, il quale non è che diceva vai via, oppure se ne andava via lui, no, si metteva i tappi di cera in camera, perché condivideva la camera, e si girava di schiena. Caro psicologo, se te ti fai i cazzi tuoi, nessuno si ferma a parlare con te, punto. Quindi adesso non tirar fuori la storia perché sei psicologo, che la gente ha bisogno di parlare con te. Sì, effettivamente questo c'è un cazzo da fare. E allora, quando lo ferma il tossico alla stazione, lui prende e dice no, ma vieni qui che salvo io l'umanità, e poi mi metto a piangere e faccio il selfie, il video sulla stazione di Milano, video particolarmente efficace, perché altrimenti non ne staremmo parlando. Però io mi sono sempre domandato, ma alla fine
cazzo serve lo psicologo? Per carità, magari questa mia domanda sottintende il fatto che avrei dovuto andarci direttamente dallo psichiatra, come già raccomandava la mia maestra delle elementari a mia madre. Nell'86-87 c'era una signora che credo sia morta da un pezzo, ecco, costei ci aveva visto lungo, aveva detto a mia mamma a un certo punto: guardi, io l'ho mandato dal logopedista, però secondo me suo figlio avrebbe bisogno dello psichiatra. Chissà cosa avrebbe pensato la mia maestra delle elementari a sentire il Morning Show. Il Morning Show è un posto dove le persone si parlano tutti i giorni. Molto spesso si tirano anche delle gran maledizioni. Ad esempio c'è Eros, il nostro ascoltatore, quello un po' dislessico e anche un po' coglione, che sente la nostalgia del principe di Zurigo, dell'ingegnere di Nottingham. Allora sentiamo Eros. E dunque, lo psicologo è quello che mette i tappi di cera, si gira e mi viene da dire che potenzialmente lo prende il culo? Sì, sì, è vero, non è Eros, adesso arriva Eros, ma effettivamente tizio i tappi se li metteva alle orecchie, mica il culo. Però non voglio sapere cosa succedesse in quella stanza. Sentiamo invece cosa sente nella mente, cosa succede nella mente di Eros. Che fine hanno fatto le tue punte di diamante? La checca isterica da Zurigo e il pompinaro di Nottingham, quello che fa gli aerei che vanno a metano delle scoregge delle vacche. Che fine hanno fatto che a parer loro la Russia doveva dopo 8-10 giorni dall'inizio della guerra morire di fame, andare a puttane e perdere la guerra, che a me sembra che non abbia mai retrocesso, che vada sempre avanti. E dopo delle dichiarazioni del deficiente di Stoltenberg, che ha detto che la domanda è quando entrerà l'Ucraina nella NATO, non se, questo vuol dire portare alla distruzione totale, siamo alla follia pura. E chi non ha capito questo è un imbecille, non ha il coraggio di affrontare la realtà. Fate autocensura, non siete uomini con le palle di affrontare certi argomenti, perché certi argomenti vi devasterebbero la mente e non siete in grado di sopportare certi argomenti. Cristo d'un Dio, banda di imbecilli patentati. Carrero, io parlo, mio malgrado, con te da ormai 3 anni, no 2 anni, scusami. All'inizio pensavo anche di poter fare un lavoro pedagogico, di aiutarti a capire, in realtà è stato totalmente inutile, perché sei veramente la persona più stupida che io abbia mai conosciuto, sei proprio stupido, mancanza di neuroni, di capacità. Tu spesso dici che c'è differenza tra la cultura, tra la preparazione e l'intelligenza. Bene, a te mancano entrambi, sei stupido come un cavallo e non sai un cazzo perché sei un ignorante di merda. Quindi io non ti risponderò come ho fatto negli ultimi 2 anni sul punto di vista tecnico delle cose che dici. Sei un cretino. Appartieni alla schiuma della terra, appartieni a quelli che il duca di Wellington avrebbe sbattuto a forza di colpi di verga e di picca in un reggimento, no? Sperando che in prima linea una bella pallottola di moschetto o di cannone ti avrebbe centrato, così da ripulire il mondo da un elemento inutile in più. Basta, fondamentalmente questo, cioè, no, adesso interrogati. Come si fa alla venerante età di 60 anni a essere così rincoglioniti, ad avere ignorato qualsiasi dato, qualsiasi argomentazione che le persone qua gentilmente hanno cercato di fornirti? Poi guardati allo specchio, cagati in mano e date uno schiaffo. Il vero psicologo è la nostra anima. L'anima ti dice tutto, l'anima è infinitamente eterna, quindi sa il passato, il futuro, il presente, cioè sa tutto. Quindi lei è il nostro vero psicologo, non ste stronzate qua di questi qua.
lo psicologo, il psicologo siamo noi, dentro di noi c'è tutta la verità, la nostra anima. Ciao belli. Scusa, parli di decerebrati che lo prendono nel culo e mandi Eros. Beh, questa non è una novità. Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto, che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata, devi abbonarti. Cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.